Consiglio Comunale di Bordighera in seconda convocazione per lunedì 19 luglio 2010. Venerdì scorso l'aula era andata pressoché deserta, oggi è bastata la presenza di 7 consiglieri per validare la seduta. Il sindaco Giovanni Bosio governa la città con una coalizione di centrodestra dal 2007. Consiglio e giunta sono finiti nel mirino del comando provinciale dei Carabinieri di Imperia, che in una relazione inviata al prefetto hanno chiesto di aprire un'istruttoria in cui valutare lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. La relazione segue 8 arresti eseguiti nei giorni scorsi su ordine della Procura di Sanremo. 3 dei fermati sono componenti della famiglia calabrese dei Pellegrino, che hanno avuto in appalto alcuni lavori dal comune di Bordighera. La notizia, che ha avuto rilevanza nazionale, ha provocato la decisione del sindaco di sfiduciare l'intera giunta, cui si sono aggiunte le dimissioni spontanee di 4 consiglieri di maggioranza, 3 del PDL e un leghista. Per Bordighera, conosciuta come meta turistica di prestigio, è un momento di grande ed inedito imbarazzo. Nell'aula comunale gremita dei cittadini la tensione si taglia a fette. Dottor Cattaro, se può procedere all'appello, la ringrazio. Bosio, Fonti, Pollacito, Allavena, Ingenito, Iacobucci, Borelli, Ferrazza, Laganà, Rossi, Diamonti, Guglielmi, Albani, Gimbaldi, Ramella, Farotto. L'opposizione dichiara illegittima la seduta per mancanza del Presidente del Consiglio Comunale, la dimissionaria Donatella Albano del PD, minacciata con un santino bruciato recapitatole per posta a casa. Questa minaccia segue peraltro quelle fatte a 2 ex assessori, uno dei quali è Marco Sferrazza, in aula, che era assessore al turismo, oggi è consigliere comunale di maggioranza. Secondo lo statuto comunale, il ruolo di presidente del consiglio comunale lo può ricoprire il consigliere anziano, che non è quello anagraficamente più vecchio, ma colui che ha ricevuto il maggior numero di voti durante le elezioni. La ringrazio le sue dimissioni e per statuto passerà a presiedere il consigliere anziano. Rocco Fonti. Presidente, scusate, siamo un attimo consultati come minoranza. Teniamo che una delle cause della situazione, della crisi che sta vivendo il comune di Bordighera, sia, come ben sappiamo, la posizione di certi ex assessori che sono stati dimissionati dal sindaco, e comunque una vicenda, diciamo, di carattere giudiziario, politico, che ha interessato, coinvolto assessori e la giunta e il sindaco. Adesso noi non possiamo accettare che l'ex assessore Fonti svolga questo ruolo di presidente super parte, perché è coinvolto direttamente nelle questioni relative alla crisi di questa giunta. Citato in varie ordinanze, anche con giudizi severi da parte della Procura, crediamo, questo a nome della minoranza, che la presidenza del consigliere Fonti, del consiglio comunale, sia assolutamente inopportuno. Naturalmente, se la maggioranza insiste in questa cosa, noi usciamo. Esprimere già giudizi su quello che è, su quello che sarà, quello che sarà un pochettino prematuro, ma a parte quello, se non fa il presidente il consigliere Fonti, chi lo fa? Cioè, noi eravamo ben contenti che lo facesse il vicepresidente e la consigliera Donatella Albano. Noi siamo ben felici che lei faccia il presidente in questa seduta e anche in altre. Infatti questa era la nostra intenzione, andare ad eleggere poi il presidente del Consiglio più avanti, dopo che avevamo svolto una parte dei nostri compiti istituzionali. Quindi io rivolgo ancora l'invito al consigliere Donatello Albano, pur avendo rassegnato le dimissioni, si può eventualmente rassegnare le dimissioni alla fine di questo consiglio. Se no ditemi, cioè, se no così sembra un po' ostruzionismo.
con molta pacatezza. Questa sarebbe stata l'intenzione nostra. Siccome per noi, lo ribadiamo ancora una volta, questa amministrazione è arrivata a capolina e l'unico sbocco possono essere le dimissioni, noi non partecipiamo e non saremmo neanche entrati se non era per rilevare questa cosa sulla gestione, appunto, la presidenza del Consiglio Comunale. Sulle surroghe noi ci assentiamo e non partecipiamo assolutamente, perché, lo ripeto, perché sia chiaro che non ci siano commistioni, ed è anche per questo che il vicepresidente Donatello Albano non diverrà presidente del Consiglio Comunale, perché per noi questa esperienza amministrativa è finita. Prima lei pone fine a questa farsa e prima fa un favore a tutta la città e ai miei consiglieri. Grazie. Vediamo poi dopo, ovviamente. I consiglieri di minoranza, dopo un po' di tentennamento, decidono di abbandonare l'Aula. A questo punto il Consiglio procede con la surroga dei 4 consiglieri dimissionari, tutti di maggioranza, 3 del PDL e un leghista. I nuovi componenti sono 3 del PDL e 1 dell'UDC e, con sorpresa, dopo la nomina rientra in aula la minoranza, che quindi assiste alla nomina della nuova giunta formata da 4 assessori. Sono Giovanna Borelli, nuovo vice sindaco con delega alla cultura e al turismo, Franco Piamonti ai lavori pubblici e all'ambiente, Emilio Rossi al commercio e al demanio e Stefano Raimondo al bilancio e patrimonio. Allora, oggi riprendiamo il cammino di questa amministrazione, cammino che, diciamo, è stato interrotto circa un mese fa dalle note vicende che conoscete tutti. Allora io volevo dare un po' una spiegazione per motivare la scelta che mi ha portato a queste ultime decisioni. E volevo dirvi che a seguito della trasmissione in prefettura dell'informativa relativa alle blitz del 13 giugno da parte del comando provinciale dei carabinieri, c'è stato un momento di sbandamento dell'attuale amministrazione, culminato poi con le dimissioni di alcuni consiglieri comunali, di 4 consiglieri comunali che sono quelli che poi sono stati surrogati poco fa. Per fare chiarezza e dimostrare che l'amministrazione ed il sottoscritto non subiscono alcun tipo di condizionamento e che non esistono legami filamentosi con nessuno, si è deciso di percorrere una delle due sole strade a disposizione. La prima sarebbe stata quella delle mie dimissioni, ripeto, delle mie dimissioni, alla quale ho anche pensato parecchio, e probabilmente sarebbe stata anche per il sottoscritto la scelta più comoda. Ma ciò avrebbe provocato la caduta dell'intero Consiglio Comunale, senza avere la possibilità di dimostrare che non esistono intrecci tra la politica e la malavita della nostra amministrazione. Ripeto, non esiste alcun tipo di intreccio o condizionamento. Si è quindi scelta l'unica strada possibile, quella dell'azzeramento totale della giunta in carica, per dimostrare agli organi statali che questa amministrazione, proprio perché priva di alcun condizionamento o intreccio che dir si voglia, è in grado di cambiare totalmente le cose, ribaltando all'occorrenza anche il tavolo. Tale cambiamento è stato condiviso da parte di quasi tutti gli assessori, è stata solo un'eccezione dell'assessore e vice sindaco di Associ, e da questi assessori uscenti va il mio personale ringraziamento. Abbi pazienza, Iacucci, io non conosco soltanto che una parola, quella tecnica. Va bene. Allora ripeto la verità. Tale cambiamento è stato condiviso da parte di tutti gli assessori, ad eccezione di Iacucci,
e a questi assessori uscenti va il mio personale ringraziamento per quanto finora fatto e per lo spirito di abnegazione dimostrato in questa circostanza. Ora, io non voglio dire che Iacobucci abbia fatto male a non condividere questa scelta. È una scelta. Dice che anche Speranza non era d'accordo. Speranza è qua. E Speranza è qua, Speranza è qua. E poi abbi pazienza, inizi oggi una posizione diversa, quella che non so se era l'opposizione, che cos'è. Almeno lascia parlare. Allora, puoi lasciar parlare, puoi lasciar finire. Consigliere Iacobucci, per cortesia, quando è venuto il sindaco, lei ha il diritto di prendere la parola e dire quello che crede. Però per piacere lasci parlare. Scusi. Credetemi, non è stata una scelta così facile. Non è una scelta così facile e così piacevole da fare rinunciare ai collaboratori, agli assessori, al vice sindaco, con i quali si è fatto un percorso amministrativo che ha portato fino ad oggi, con i risultati anche che diceva prima il consigliere Colacito, parlando delle grandi opere che abbiamo fatto e di tutto il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Però purtroppo le cose sono andate in questa maniera. Questa era l'unica scelta possibile. Oggi io non posso fare altro che ancora ringraziare tutti quelli che hanno portato avanti questa amministrazione e dare il benvenuto alla nuova giunta che in un momento difficile come questo, perché è inutile nasconderci, è un momento particolarmente difficile, sarà particolarmente in salita, si sono messi a disposizione per lavorare, per collaborare insieme con tutti i consiglieri, con gli ex assessori, con i consiglieri che erano allora consiglieri, sono rimasti consiglieri, con i consiglieri che sono subentrati in questa amministrazione. E quindi passerò ora a presentarvi la giunta come viene composta. Il presidente del consiglio, che appunto da oggi non è più presidente del consiglio, diventa vice sindaco ed è la professoressa Giovanna Borelli, e a cui viene delegata la sovrintendenza dei seguenti settori omogenei di attività amministrativa, cultura e turismo. Alla professoressa Giannina Borelli il benvenuto in giunta e un augurio di buon lavoro. Le ha dato la parola, per pazienza. Il dottor Franco Biamonti, che fino a pochi giorni fa sedeva tra i banchi dell'opposizione nel mandato precedente, e commercio e demanio, e poi aveva mai svolto incarichi amministrativi, un professionista, un commercialista, revisore dei conti, ed è il dottor Stefano Raimondo, a cui viene delegata la sovrintendenza sui seguenti settori omogenei di attività amministrativa, bilancio e patrimonio. Io mi sono tenuto alcune deleghe che porterò avanti appunto con i vari consiglieri che si sono già messi a disposizione. Questo è l'infuocato intervento di Donatella Albano, dimissionata Presidente del Consiglio Comunale, che pochi giorni fa è stata oggetto di minacce. Non molti giorni fa siamo usciti da quest'aula del Consiglio Comunale dopo la votazione dei consiglieri che respingeva la nostra mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della sua giunta. Pochi giorni dopo, una parte di quegli stessi consiglieri che avevano votato con parte a suo favore abbandonavano questa maggioranza, ritenendo di fatto non più possibile continuare a confermare la propria fiducia nel sindaco e nella giunta. E lo stesso sindaco, alcuni giorni dopo, azzerava la giunta. Di fatto, pertanto, quella giunta che aveva ricevuto il voto favorevole dalla maggioranza, prima veniva abbandonata da ben 4 consiglieri di maggioranza e da un assessore esterno, e poi sconfessata dallo stesso sindaco. Appare a tutti chiaro che qualcuno sta giocando col futuro della nostra città e non trae le necessarie conseguenze dai fatti accaduti. Facciamoci una domanda: vogliamo proprio che sia il prefetto a mandarci tutti a casa? 3 considerazioni si impongono a mio parere.
La prima: che figura avete fatto fare alla nostra città? Non si era mai visto che Bordighera finisse tutti i giorni, o quasi, sulle prime pagine dei giornali. E non per motivi, ma per il sospetto che ci siano gravi legami con la mafia. Ricordo ancora quando ci accusavate di fare pubblicità negativa alla nostra città, di parlare male di Bordighera, perché ne criticavamo alcune cose che non andavano, la manutenzione, la pulizia e quant'altro. Noi in realtà facevamo una critica a voi per il modo in cui l'amministravate. Ora cosa dovremmo dirvi noi? Che pubblicità avete fatto voi alla nostra città? Solo per questo e per quanto avete, e scusatemi la parola, sputtanato il nome di Bordighera, legandole a questioni che normalmente sono associate a ben altre realtà italiane. Dovreste andarmene, permettendo alla città di rifarsi un nome, consentendone un riscatto morale. La seconda: cosa dobbiamo pensare dei consiglieri di maggioranza che hanno abbandonato il Consiglio? Cos'è? Una presa di distanza di alcune persone che non si riconoscono più nelle politiche del Sindaco e della Giunta? Una sconfessione di tutto quello che hanno fatto finora? O una vendetta tutta interna al PDL? Resta il dato politico di una maggioranza a pezzi, che perde molti consiglieri, che non riesce a costituire il Consiglio Comunale in convocazione ordinaria e che non riesce a ricostituire i 13 consiglieri previsti. Una maggioranza ormai solo virtuale, che per sopravvivere chiede aiuto alla minoranza, a quella sola parte di minoranza che si poteva prestare a questi giochi. Una maggioranza che vivrà, ne siamo certi, sotto il costante ricatto di alcuni consiglieri, magari quegli stessi che venerdì gli hanno fatto mancare il numero legale. Una maggioranza che di fatto, sarebbe bene che lei, signor Sindaco, ne prendesse atto, non c'è più. La terza: precisato che non possiamo dire nulla sulle qualità personali e professionali delle persone che sono andate a costituire la nuova giunta, crediamo che politicamente ormai questa amministrazione è giunta a capolinea e sarebbe opportuno che il sindaco, in uno scambio di orgoglio e dignità, ne prendesse atto, ringraziasse tutti e andasse a casa. Lascerebbe dietro di sé quanto fatto finora e libererebbe la città da questi fantasmi che la assalgano. Permetterebbe ai carabinieri e alla magistratura di fare il proprio lavoro, consentirebbe nuove elezioni, così che a Bordighera potrebbe insediarsi un nuovo sindaco e una nuova giunta, che potrebbe amministrare col favore alla città che l'ha eletta, un favore che lei, signor sindaco, ormai non ha più. Grazie. Perché non c'è tanto da ridere, non c'è da ridere. Ecco, c'è da vergognarsi, bravo, c'è da vergognarsi di questa cosa. C'è da vergognarsi, questa giunta deve vergognarsi di questa cosa, eh? Non noi, perché avete fatto tutto da soli questa cosa. Tutto da soli avete fatto, dalle accuse allo sputtanamento di Consigliere Ranella. In modo sempre corretto che ha avuto. Corretto. Ok? Corretto e puntuale. E non prende lezioni da lei. Ok? Poi, tanto abbiamo sentito il consigliere Racobucci che ha dato 6 mesi all'amministrazione. Questo è già un segno cattivo. Di solito ci azzecca. Poi c'è un altro fatto grave che è successo ieri, l'altro ieri. Le minacce a Donatella Albano. Ecco, anche su questo. Su questo è un fatto grave, eh? E questa è la Bordighera che abbiamo costruito in questi anni, eh? Negli ultimi 3 anni, questa qua è la Bordighera, e questa è la Bordighera che lei, signor Sindaco, ha detto che non era l'ospite. Cos'è? Cos'è questa minaccia? Dove arriva? Perché? Come mai? Allora vuol dire che il degrado di Bordighera c'è ed è forte. E lei, in questo caso, è molto responsabile di questa cosa, se non altro per la sottovalutazione che ha sempre avuto di questa cosa.
per atteggiamento pompieristico che ha avuto su questa cosa, perché poi la mafia, le connivenze, queste cose si incrementano quando si fa finta di niente, si dice che i problemi non ci sono, perché si danneggia l'immagine, no? L'immagine si danneggia quando i problemi non si affrontano. Quindi solo per questo, oltre al fallimento amministrativo, lei secondo me si dovrebbe dimettere. Farò due considerazioni politiche alla fine. Prima però voglio rivolgere alcune domande al sindaco, perché secondo me il sindaco non è stato chiaro in questi giorni, non ha risposto alle domande che chiedeva la città, che voleva sapere la città, non ha chiarito i dubbi sulle questioni emerse, e quindi io farò alcune domande. La prima è quella che riguarda il voto di scambio. Una delle accuse principali, una delle questioni principali che sono emerse è quella dell'ipotetico, di un possibile, di un ipotizzato voto di scambio da parte della magistratura, che coinvolge, che vede il coinvolgimento di assessori e, secondo alcune intercettazioni uscite questi giorni sui giornali, anche il signor sindaco viene coinvolto in questa possibilità. Io le chiedo, signor sindaco, lei come responsabile della sua amministrazione e lei come sindaco, avete mai chiesto voti a personaggi, diciamo così, di dubbia moralità, di personaggi vicini, diciamo, vicino ad ambienti malavitosi? Avete mai chiesto voti? Avete mai invitato personaggi di questo tipo a cene, a colloqui, a incontri? E se sì, vi sembra una cosa normale questa? È una cosa a cui ci dobbiamo abituare, una cosa normale in una democrazia? O forse non si sapeva niente, o no? Ma questo lo chiedo a voi. Lo chiarisca, perché questa è una delle accuse principali che viene fatta all'amministrazione. Lei non l'ha chiarita. Non l'ha chiarita per i suoi assessori e non l'ha chiarita per lei. Questa è l'accusa principale dalla quale vogliamo una risposta. Poi voglio sapere, d'altronde, perché li ha fatti dimettere questi assessori? Perché cosa? Così? Poi io non metto tutti gli assessori sullo stesso piano, questo non lo so, anche perché poi la questione riguardava in particolare a tutti gli assessori, ma perché li ha fatti dimettere? Perché non, se dice che non è successo niente, che tutto è a posto, tutto quando però lei li ha fatti dimettere, poi è sulla questione delle diele, delle cose, non mi riferivo certo all'assessore Ingento sulla questione delle diele, che diciamo quella che mi preoccupa meno, perché conosco anche un certo impegno che ha messo l'assessore Ingento. Vogliamo sapere chi era favorevole, chi non era favorevole, perché noi abbiamo giudicato una cosa negativa l'apertura delle sale giochi e crediamo che lei avesse gli strumenti per intervenire su questa cosa tramite il regolamento, ma forse poteva anche sentire un po' il prefetto se aveva dei dubbi sulle persone che presentavano la domanda di apertura della sala giochi. Non so se si è rivolta al prefetto, io so che sindaci in passato l'hanno fatto quando è successo questo e sono riusciti a evitare l'apertura di sale giochi. Allora richiediamoci questa cosa. E poi l'altra figura che ha fatto Bordighera in questi giorni è tutto a merito vostro. Noi abbiamo solo avuto il dovere come opposizione di fare critiche, di intervenire, di esprimere la nostra posizione, ma è tutto a merito vostro questa brutta figura che ha fatto la città di Bordighera. Ora credo che l'unica cosa veramente sia quella di fare un passo indietro, di andare a casa. Questa giunta non ha nessun valore, io credo che parta, mi dispiace vice sindaco, consigliere della Meta, due minuti, un minuto e mezzo, siamo fuori programma, stiamo passando degli assessori, c'è la discussione politica sulla nuova giunta, siamo fuori programma. Allora sì, dove siamo fuori programma? Siete voi fuori programma. Allora, e mi dispiace dirlo anche al vice sindaco, non vice sindaco, signora Borelli, io credo che questa giunta parta già senza alcuna dignità politica e credo che sia meglio per tutti, per la città, per Bordighera, per i problemi che deve affrontare Bordighera, per la rinascita di Bordighera, che voi vi dimettiate. E non dite, per favore, un'altra cosa e concludo qua, che rimanete perché avete del lavoro da finire.
Perché dovete fare la rotonda? Perché dovete fare la scolmatura? Ma che rotonda, che sono 3 anni che ferma lì la rotonda? Cosa avete fatto? Dei grossi pasticci con la rotonda avete fatto. Non siete stati nemmeno capaci di fare un concorso di idee, un appalto al cui avete dato al progettista. E 3 anni che lì, cosa dovete concludere? E lo scolmatore, guardate che se viene il commissario prefettizio, se veramente lo scolmatore è la parte che è impostata, il 448 lo scolmatore lo fa, quindi non dite alla città delle frottole, non dite che rimanete perché dovete fare il lavoro, dite che siete molto attaccati a quella poltrona e non avete la dignità politica davanti alla città di andarvene a casa. Allora, innanzitutto, cioè, io dovrei riprendere una buona parte del discorso fatto il 30 giugno quando abbiamo parlato in consiglio a seguito della vostra richiesta della mozione di censura, non mozione di sfiducia, mozione di censura. E io in quell'occasione avevo cercato di prepararmi una relazione attenta. Io rinuncio al mio intervento, vi ringrazio, poi se mai qualche modo, se mai ne scriverò. Però, non riesco a rispondere a te, se lei mi fa parlare non parlo, se no non parlo. Io dico solo una cosa, scusate, io dico solo una cosa, che sono disgustato, demoralizzato dal comportamento. Ma sai perché? Voi siete la rovina del PD di Bordighera. Voi siete la rovina non di Bordighera, anche del PD di Bordighera. Le opposizioni definiscono i nuovi assessori prestanome di facciata. Ecco le risposte del sindaco. Innanzitutto io noto, ma mi sembra evidente, no? Una volontà di spaventare un po' tutti quelli che sono da questa parte. Spaventare i nuovi arrivati, non sapete in che pasticcio vi siete messi. Spaventare la giunta, definirli fantocci nelle mani mie o di chissà chi altro. Ecco, innanzitutto lo dico alla giunta: la giunta deve lavorare in quanto composta da persone per bene, preparate e scelte per fare questo. Non sono di sicuro qui per essere malavati da parte di nessuno, come non lo erano peraltro quelli di prima, quelli che sedevano in sala giunta precedentemente. Quindi questo sgomberiamo il campo, io la definirò un atto di coraggio, perché il mese e mezzo che ho passato io, con le forti pressioni da tutte le parti, per cercare di mollare il comune di Bordighera, è una cosa che è di difficile descrizione, è difficile far capire quanto è stato pesante dal punto di vista emotivo e quant'altro resistere in una situazione del genere. Noi resistiamo, l'ha detto prima, chiediamo l'intervento degli ispettori, se devono venire, che vengano gli ispettori e vogliamo esserci per dare tutte le risposte possibili, perché siamo sicuri di quello che abbiamo fatto. Se non fosse così avremmo già dato le dimissioni, saremmo già andati via. Noi lo facciamo per senso di responsabilità, non per un altro motivo, perché non ho da far carriera politica oltre questo che ho fatto adesso, non ho da andare da altre parti, anche se lei muove la testa, magari forse a lei interesserà, forse magari lei se lo meriterà anche e avrà anche grande successo, spero migliore di quello che ha avuto nel 2007 per lei, ma voglio dire, di sicuro non prende in giro, perché non lo prendo a palla sul tema, non lo prendo in giro. Cioè, alla base c'è un risultato democratico. Non esiste la strategia, poi puoi intervenire dopo, no? Ho cercato io di fare il mente locale a tutte le cose che ha detto per dare delle risposte, non mi sembra che ti aveva interrotta neanche per un momento. Quindi voglio dire che il discorso è questo, noi rimaniamo qua e io non posso fare altro che ringraziare quelli che sono subentrati in questo momento difficile, con coraggio, gli altri sono stati fatti scappare in tutte le maniere, no? Ogni giorno, quando magari prendevano la decisione, usciva qualche particolare che li terrorizzava e giustamente avevano fatto delle scelte che non si sono sentite di impegnarsi. Quelli che hanno accettato, io li ringrazio e continuerò a ringraziare, sono convinto che daranno degli ottimi risultati, perché si apprestano a svolgere il loro servizio con molto amore per la città di Bordighera e lo faranno. Un'ultima cosa, qui non ci sono critiche, avvocato, e in questo caso la chiamo avvocato, cerchi di misurare bene le parole,
perché qua non c'è né mafia qui dentro, no? Qui dentro, e neanche cricche. Quindi anche quando si parla, le accuse che vi vengono mosse, ecco, a noi accuse del genere non sono state mosse né in un caso né nell'altro. Quindi cerchiamo di misurare le parole, perché qua nessuno di noi è accusato, è indagato di voti di scambio, di collusione e quant'altro. Quindi cerchiamo di usare le parole giuste, no? Ecco tutto lì. Va bene? Io comunque, se voi lo ritenete, procederei con l'ordine del giorno. Insomma, per il momento la giunta comunale di Bordighera è salva, il sindaco è riuscito a rinominarla, ha avuto la fiducia dei suoi consiglieri di maggioranza. Sul tavolo rimane la richiesta dei carabinieri di sciogliere questo consiglio comunale per presunte infiltrazioni di 'ndrangheta. Il prefetto di Imperia non si è ancora espresso in merito a questa vicenda e quindi non si sa se la richiesta dei carabinieri sarà accolta. Un ultimo dato, Bordighera è oggetto di non solo minacce agli assessori e ad alcuni componenti, quindi funzionari pubblici, bensì è stata anche bersaglio di attentati vandalici, incendi a locali pubblici e anche a furgoni e auto, nel classico stile mafioso e della 'ndrangheta. Vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi. Per ora è tutto da Bordighera, un cordiale saluto.